Ammonta a 3 milioni di euro lo stanziamento per i progetti relativi al programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie localizzati nel Mugello, sui quali il sindaco metropolitano di Firenze, Dario Nardella, ha fatto il punto insieme agli amministratori locali. Sono due progetti molto importanti, la scuola Chinochini che sarà ampliata con 18 aule e il piccolo centro di Crispino dell'Amone, un centro storico di grande bellezza, e quindi credo che questi 3 milioni di euro che abbiamo messo in conto sul Mugello servano proprio a tenere questo territorio straordinario sempre più legato al capoluogo di Firenze e a tutta l'area metropolitana. Ecco alcuni dettagli sul progetto dedicato al nuovo Chinochini. Si tratta di una realizzazione di un nuovo edificio di 18 nuove aule che serviranno a prioritariamente a togliere i ragazzi da un prefabbricato che è temporaneo. L'intervento è un intervento da 2 milioni e 800 mila euro, quindi è un intervento importante che, del quale tra l'altro siamo già in fase di progettazione, per cui abbiamo già avuto anche un incontro proprio con la scuola per in qualche maniera decidere insieme anche alcune, diciamo, soluzioni progettuali che in qualche maniera siano funzionali ai bisogni della scuola. Sui tempi noi auspichiamo che i lavori possano terminare nei primi mesi del 2019, quindi la notizia che possiamo dare da stamani dal Mugello è che i ragazzi del Chinochini nel 2019 dovrebbero finalmente avere delle aule in muratura e quindi non più essere costretti a convivere e lavorare nei container. Si chiama il Cammino della Memoria invece il progetto di riqualificazione del centro storico di Crespino dell'Amone nel comune di Marradi. Va a riqualificare una frazione, va a riqualificare un centro storico, ma soprattutto è un legame con un ricordo, un brutto ricordo, che è quello dell'eccidio di Crespino dell'Amone, e quindi, diciamo, in questa riqualificazione sta tutto il senso di un percorso della memoria che colleghi il centro della frazione col monumento ossario. Nel corso dell'incontro con gli amministratori del Mugello si sono cominciati a ipotizzare anche altri progetti di crescita del territorio mugellano, in particolare riguardo alla mobilità e al turismo. Con i sindaci abbiamo anche gettato le basi per un progetto che riguarda sia il turismo che la mobilità attraverso un rafforzamento e una riqualificazione della linea ferroviaria Firenze-Ravenna, la Faentina, anche in vista delle celebrazioni dantesche del 2021.